gente, benvenuti al mio canale. Io sono Male e oggi vogliamo parlare, anzi vi voglio parlare, di 5 cose che tutte le ragazze over 30 devono usare o devono praticare per avere una pelle elastica senza rughette. Vi confesso, mi viene un po' pesante, però ve lo dico, io ho 36 anni, però comunque non mi piace dichiararla, mi sento vecchia. Soddisfatta del risultato e comunque sono contenta e continuo. Per chi mi segue, comunque sa che io uso prodotti naturali, trattamenti naturali, perché sono amante della cosmetica naturale, ma oggi vi consiglio delle creme e dei trattamenti e dei segretucci per avere la pelle super elastica e Tutto voglio bella. ringraziare tutte le persone che mi seguono. Stiamo arrivando quasi a 4.000 iscritti sul canale, sono contentissima. Anche se purtroppo il 91% delle persone che mi seguono, guardano i miei video, non si iscrivono al canale. A voi non cambia niente, ma a me mi fa tantissimo. E soprattutto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Se vi piace il mio contenuto e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Adesso partiamo con i nostri consigli. Primo in assoluto è il tonico, gente, il tonico che ci sono tantissime marche sul mercato, ma soprattutto nel skincare coreana che ci ha insegnato qualche anno fa, gli step che dobbiamo passare, i passaggi che dobbiamo avere per avere una pelle effetto porcellana. Loro usano dei tonici abbastanza densi, confronto ai tonici che si usano qua in Europa, che sono abbastanza liquidi. Comunque sono andata a cercarli, ci sono tanti e hanno dei prezzi abbastanza elevati confronto al tonico che usiamo Passaggio in Europa. in Europa. Importantissimo il tonico. Il tonico contribuisce a purificare e a pulire l'epidermide e soprattutto diminuisce i pori dilatati che abbiamo sul viso. I tonici coreani, anzi orientali, ho usato un tipo che l'avevo comprato quando sono andata in viaggio in Dubai, era buonissimo, costava veramente poco, l'ho cercato qua e l'ho trovato veramente molto caro e quindi ho lasciato perdere. Comunque, se non avete la possibilità economica di comprare quei tonici che sono potentissimi per la pelle, tra l'altro variano ogni tipo di pelle, io vi consiglio l'acqua di rose, che a me mi è finita purtroppo. Acqua di rose, questo qua costa neanche un euro qualcosa. Lo trovate nei bazar marocchini. È 100% acqua di rose, buonissimo, va benissimo per tutti i tipi di pelle: pelle mista, pelle grassa, pelle secca, pelle sensibile, pelle con acne o pelle con dei sfoghi sulla pelle o avete delle bruciature sulla pelle o per scottature. E l'acqua di rose è favoloso, costo veramente molto Un economico. economico, effetto benefico per la nostra pelle, aiuta a chiudere i pori dilatati e ci aiuta con le piccole rughette. Io questo qua mi è finito, per il momento sto usando questo che l'ho pagato 3 euro. Sono alla ricerca dei bazar, se trovo qualche bazar marocchino per andare a comprarmeli, perché di normale me li faceva avere mia mamma, però da bel po' che non ci vediamo, quindi ciao mamma. Secondo consiglio sono messe insieme è il dermaroller e la vitamina C. Vi lascio al video. Ovviamente, prima di utilizzare il dermaroller, pulire bene la pelle, applicare il tonico e usarlo in una maniera prima verticale, poi dopo orizzontale o viceversa. È importante non mescolare il movimento e disinfettarlo prima e dopo, perché contiene delle piccole aghetti che vanno a ferire la nostra pelle per stimolare la produzione di collagene sulla nostra pelle. Non usarlo su brufoletti freschi, usarli su le macchie per poter toglierli, favorisce l'assorbimento degli altri prodotti cosmetici. Il dermaroller esiste sul mercato, ci sono varie misure, c'è dal 0,25 fino al 2 mm. Io vi consiglio al massimo l'usare all'1, se superate o volete un risultato più efficace, più immediato, vi consiglio di andare dai specialisti. Io ho quello che uso, è il 0,05.
e mi trovo veramente bene, riesco a tollerare abbastanza il dolore. Lo uso sia nel contorno occhi che sulle labbra per attivare la circolazione anche e per togliermi le piccole rughette, le piccole imperfezioni. Dopo l'uso del dermaroller vi consiglio o usare la vitamina C o usare l'acido ialuronico. Nei link sotto vi lascio un video dove ho parlato in una maniera abbastanza completa del dermaroller. Comunque, dopo l'applicazione o l'uso di questa tecnica, vi consiglio di disinfettare e applicare la vitamina C. La vitamina C, che si trova in tantissimi cibi, è un potente antiossidante per totale del nostro corpo. Un consiglio: se andate a comprarlo, mi raccomando, cercate una bottiglietta scura, perché la vitamina C si ossida al contatto della luce. Applicarlo soprattutto la sera, se lo applicate durante il giorno, mi raccomando, usate la crema solare. Per comprarlo ci sono nel mercato tantissime marche dove fanno vedere che ha un'altissima percentuale. Il minimo che dovete usare è il 10%. Io quello che ho comprato c'è ben il 27%, è anche molto economico perché costa sul 8 euro, non mi è costato tantissimo. Comunque, se ve lo trovo su Amazon ve lo lascio la descrizione. Io l'ho comprato qua a Druni. Terzo prodotto con cui voglio parlare, ritinolo. Il ritinolo. Ritinolo è semplicemente la vitamina A. Ormai lo troviamo in crema, in sieri, in trattamenti, in maschere. E quindi ci sono tantissimo. Io, per quanto mi riguarda, la formula ideale è quella in siero liquido. Io ho sbagliato, avevo comprato questo qua che è in crema. Come vedete, è buonissimo, per carità di Dio, però preferisco un siero. La vitamina A contribuisce a eliminare le piccole rughette, chiudere i pori dilatati, migliora l'elasticità della pelle e soprattutto toglie via le macchie dell'acne, le macchie del sole. E quindi è un ingrediente che dovremmo utilizzare. Gli studi hanno dimostrato, se usiamo il retinolo in una maniera quotidiana, quindi tutti i giorni, anzi tutte le sere, perché si deve applicare la sera, migliora la pelle, toglie via le piccole righette, migliora le macchie. E quindi, ragazze e ragazze, vi consiglio il retinolo. Quarto consiglio che vi porto: massaggi facciali. Massaggi facciali non sono euro, ma ci costano 5 minuti del nostro tempo. Cosa servono i massaggi? I massaggi facciali, come vi lascio in questo video qua, dove avevo fatto sia il qua vi lascio il video dove ho fatto il massaggio Kuruji, e qua vi lascio il video che ho fatto, se riesco, che ho fatto per un altro tipo di massaggio sul viso. I massaggi sul viso aiutano a migliorare l'elasticità della pelle, tonificare i muscoli che abbiamo sulla pelle e soprattutto migliora, o anzi aiuta a distribuire meglio il grasso sottocutaneo, perché col passare degli anni il nostro viso comincia a scendere, ovviamente la gravità comincia a scendere, scende la pelle, scendono i muscoli, scende il grasso, quindi si accumulano nei punti che non dovevano, e quindi cosa succede? Abbiamo l'effetto invecchiamento sulla pelle. Facendo i massaggi almeno 2 volte alla settimana al nostro viso, se non riuscite almeno una volta alla settimana prima di andare a dormire, vi costa 5 minuti del vostro tempo, ma avete la pelle elastica a costo zero. Il quinto consiglio è bere tanta acqua. Adesso che arriva l'estate, ovviamente siamo molto più portate a bere liquidi e a bere acqua. Io vado con la mia bevanda speciale, e quella non è droga, la mia bevanda speciale è il collagene di Herbalife, che ha un sapore buonissimo. E questo qua è il mio integratore, che contiene sia collagene, che va benissimo per la nostra pelle, per il nostro corpo, per il nostro organismo, per i nostri muscoli, cartilagine, articolazioni, ossa. Contiene vitamina A, vitamina E, vitamina C, niacinamide e biotina. Se vi interessa, vi parlerò di questa cosa meravigliosa. E gente, bere tanta acqua.
bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei contenuti, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Sto sudando, mi ha colato tutto il trucco, ci ho messo ben 3 ore per fare questo video e spero, per dar valore al mio lavoro, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così vi arriva tutta la novità. Bella gente, grazie di seguirmi fino alla fine. Bella gente, alla prossima, che passate una bellissima giornata.